Naima Zahir, 45 anni, viveva in questa casa a Lentini tra Siracusa e Catania con il marito Massimo, tappezziere, e il figlio, di 19 anni. Una vita apparentemente tranquilla, passata tutta tra i vicoli di questa città, fino a sabato sera quando, poco prima delle 22, ha perso la vita, colpita da una coltellata alla gola. A chiamare le forze dell'ordine è proprio il marito, che in quel momento, sembra, fosse l'unico a essere in casa con la donna. È stato un incidente, forse, un suicidio, dice agli agenti che rispondono al telefono. In pochi minuti questa via si riempie di poliziotti che fin da subito dubitano della versione dell'uomo. Lui e il figlio vengono portati in commissariato, sottoposti a lunghi interrogatori. Anche i vicini vengono sentiti. L'unica ad abitare in questa stessa via è lei. La signora come le sembrava? Bravissima, bravissima persona. No, ma erano tutte e due brave, tutte e due. Lei era una ragazza che stava sempre chiusa in casa, sa? Si usciva così, si parlava, sette volte ci prendevamo un tè. Come se lo spiega lei? Secondo lei? Non lo so, non so darmi pace neanch'io, guardi. Neanch'io so darmi pace. Ma quindi lei quando è successo non ha sentito urla? No, niente, niente. Una coppia apparentemente tranquilla che aveva deciso di vivere a poche decine di metri dal papà di Massimo, lui che oggi è un uomo distrutto dal dolore e che cerca di consolare la mamma di Naima, le sorelle, il nipote, il cognato, con dignità, sono tutti qui, scossi, alla ricerca della verità, di capire cosa sia successo in quella maledetta casa, cercano risposte, ma intanto vogliono ricordare, con poche parole, Naima. Naima è brava, molto gentile, è brava, mai sentito qualcosa, mai sarato qui, io, mai, ma sempre brava qui. Io vorrei sapere che cosa c'è, meschina, che cosa, perché mi ha stato un marito, non so che cosa ha fatto, ammassato, non vorrei sapere che cosa c'è. Allora, siamo tornati in diretta, vedo c'è il nostro inviato, Giorgio Saracino. Giorgio. Sì, buon pomeriggio Emilio, eravamo qui davanti alla casa del signore che è a nostra destra, che è il marito, cannone, sì, il marito Massimo di Zahir Naima. Lei adesso risulta indagato, questa Emilio è notizia di questa mattina. Che cosa è successo in questa casa? Allora, questa casa praticamente io i 13, no, ieri era domenica, sabato sera così ho uscito io. Sì. Oh, poi ho ritornato io a casa tutto quanto e l'ho trovata che aveva un coltello messo dentro al collo. Aveva. Oh, è stato indagato. Mi hanno trattenuto in casemma tutto quanto, con mio figlio, lo fattore di indagine e cose. Sì, e poi io quando io sono entrato a casa, sì, ho aperto la porta, io ce l'ho compensata ai poliziotti commissariati. Io mi confessionaio. Ci ho sganciato il coltello da collo. Ha cercato di tirarci aiuto, cose. Una pozzangola di sangue a terra, sempre di mia moglie. Oh, ho preso il moscio, perché avevo paura di mio figlio, non muoveva. E ci ha mandato un messaggio in WhatsApp alla polizia. C'è il risultato. Oh. Però, allora, aspetta, però, scusi, Giorgio, cerchiamo di... Lei ha chiamato le forze dell'ordine, inizialmente sì, ha detto... Scusami, Giorgio, perché sai, dallo studio... Facciamo un po' fatica a capire. Aspetti un attimo. Allora, dunque, questo signore è il marito della donna, no? Quindi ha raccontato di essere tornato sabato sera a casa. Io non so se lui riesce a sentirmi. Comunque è tornato sabato sera a casa e ha trovato la moglie con il coltello nella gola, ancora conficcato nella gola. È così? Abbiamo capito bene? E gli ha tolto il coltello? Allora, esattamente. Lui ha appena detto di essere... Lei è tornato a casa e ha trovato sua moglie con il coltello... L'aveva dentro al collo. Infilato nel collo. Tutta sanguinata. Non ricordo. Secondo il suo racconto, sì, lei si era già colpita. Era il coltello. Sì, no, io... Allora, quando io sono uscito l'ho lasciata bene, punto. Me ne sono andato per dire in pizzeria, via con lei, perché ho un carosello pieno di soddisfacci, ce l'ho confermato, la polizia è andata là, nella pizzeria della via con lei. Ok. Ci hanno tolto... E poi ce l'hanno ritornato perché erano soldi miei. Qua la conferma c'è stata. Quando lei è tornato a casa, lei che cosa ha visto secondo il suo racconto? Allora io quando io ho aperto normale tutto quanto, arrivo io praticamente, trovo io e mia moglie, una pozzangola di sangue tutta a terra, un coltello che io ho cercato di dargli vita, ce l'ho sganciato.
ha tolto dice che ha cercato di togliere il coltello dalla gola di sua moglie. Io mi sono confuso e praticamente ha picchiato moscio, lo vanno tutta la pozzanga d'acqua perché aveva preoccupazione se veniva mio figlio. Ma lei ha iniziato a pulire il Io ci ho mandato il messaggio, il mio figlio, noi vediamo, non il signor Daniele, sa. Scusi, però lei ha chiamato le forze dell'ordine oppure ha pulito il sangue alla regia, prima si può di chiamare cortesemente la regia? Allora, il sangue nel letto, nei tappeti, tutto quanto c'è. C'era una pozzanga, lei per non farglielo vedere, a mio figlio di sangue, perché soffriva, si prendeva e cadere nel sangue, acqua. Ma scusi, lei ha visto che sua moglie quindi era morta, priva di sensi, a terra. Ha chiamato qualcuno? Nel letto. Ha chiamato qualcuno? Sì. Chi ha chiamato? Alle forze dell'ordine. Sono andato ambulanze, sono venuti i carabinieri, sono venuti i polizia. E lei ha passato il moscio prima però che arrivassero le forze dell'ordine? Ma sempre, sì. Dice, tu sai che hai tolto una scena del crimine qua, là. Ma io ingenuamente, chiunque, vedendo una cosa di questa, che facesse uno? Tipo, mi hanno indagato a me, che io giustamente, io dice, lei non ha a toccare, non ha a fare, sì, ma uno vedente se una moglie così, che cosa dovevo fare io? Insomma, lei che idea si è fatta? Lei dice che sua moglie si è tolta la vita da sola. Oh mio Dio. Io chi sto cercando? O come si è potuto togliere da solo, se no qualcuno ha bussato, che non lo so. Cioè lei crede che possa essere entrato qualcun altro all'interno dell'abitazione? Non lo so. Il coltello dove era infilato, questo. Giorgio? Dietro la... Dimmi, fa segno dietro la nuca. Qua è stato il problema. Esatto, il coltello dove era infilato precisamente, ce lo può anche indicare? Un coltello di questo lato. Non lo sa, c'ha la... A dietro? Di tutta una tappa di sangue. Possiamo fargli le domande? Dietro di fianco? Dietro. Delle domande? No, non lo so. Questa direzione indica, nel collo. Esattamente, Milo, indica la parte posteriore verso la destra del collo. Quindi come se fosse stata aggredita da dietro. La parte posteriore destra, mi sta dicendo. Ed era sdraiata sul letto? Sì. Ed era sdraiata sul letto? Era sdraiata sul letto la donna, sua moglie? Sì. Però il sangue praticamente, perché lei prendeva dei medicinali di Candelena, cosa ha sgricciato, dei tappeti sono stati pieni di sangue, io ci ho camminato, io mi ha imbracchiato magari... Oh, ha fatto come, ha cercato di sciogliere con un pigiame magari cose, sì, hanno sequestrato tutto, bigliamento, tutto quanto. Ora sono libero, perché ora so che mercoledì praticamente ci fanno la tappessia e cose. Io ho potuto sbagliare perché loro dice, tu non lo toccare la scena del crimine. Certo. Quanto tempo lei ha lasciato sua moglie? Un'oretta. Un'oretta. Oh. Che sono andato in via con Dalaimo a portargli un zabbanaio, che aiutò qualche anno a 1 euro, 2 euro. Poi è tornato dopo un'oretta, dice, e ha trovato... In via con Dalaimo, infatti è andato a prendere anche un signore... Ma la moglie, Giorgio, la moglie aveva ricevuto minacce, avevate ricevuto minacce, come dice lei, la porta era spaccata, la porta d'ingresso, c'erano dei segni di effrazione. Tracce di furto. Voi avevate ricevuto minacce in passato, c'era la porta spaccata, segni di effrazione? No. Da parte mia mai è successo. No, dico sua moglie o lei o voi come nucleo familiare, avevate ricevuto minacce in passato? No. La porta d'ingresso? Era forzata oppure... No. Il coltello era della sua casa? La porta d'ingresso, Milo, non era forzata? Io non è per qualche cosa. Non so voluto togliere la vita, Il coltello che lei ha trovato nel collo di sua moglie era di casa sua, un coltello che faceva parte di questa casa? Sì. Coltello da cucina? Coltello da cucina abbiamo vari, anche uno con il manico praticamente verde, coltello con il manico nero, sì. Io ci ho allovato per darci aiuto, l'ho toccato, l'ho fatto, sì. Quindi qual è la sua spiegazione? Lei che cosa pensa sia successo in questa casa? Non lo so. Sua moglie aveva dei problemi, aveva mai pensato di togliersi la vita? Questo non ce lo so dire, però problemi e cose ne ha avuto a morte. E lei adesso... Depressione, che problemi? Quante ore di interrogatorio? Io praticamente mi hanno fatto passare tutti i sabato, all'incirca sono entrato alle 8, mi hanno interrogato tutta la notte e poi mi hanno rilasciato ieri. In serata su tardi. Il figlio dov'era, Giorgio? A mio figlio. Hanno il dubbio? Secondo lei, due domande. La prima, che problemi aveva sua moglie? Le dice che aveva dei problemi quali? Era depressa? Era schemi
Ma era depressa, aveva problemi psicologici? Anche dei farmaci, cose. Io non posso entrare a casa mia perché per il momento è sotto sequestro. Certo. Mi sono andato a comprare dei vestiti, eccetera. Invece suo figlio, mentre è successo in quell'arco, non c'era, perché dove era? A Minimarket a prendere una confezione d'acqua. Quindi era uscito di casa sopra, poco prima? Qui sopra. Andiamo. No, siamo qua perché prende male. No, venga qui, venga qui. Oh, internet. Sì, venga qui. Praticamente quindi suo figlio è uscito ed è rientrato poco dopo di lei, questo sta dicendo? No, allora abbiamo fatto due pizze congelate a forno, due pizze ce le abbiamo mangiate a tre, tutto quanto. Ho preso il carosello, ci ho detto andiamo, ora vado in pizzeria e vedremo quando sono d'accogliato che vengono regalate a te. Punto. E siamo usciti in drammi io con mio figlio. Voi siete usciti insieme, non ho capito sì, questa cosa. Sì, siete usciti insieme. Allora io me ne sono andato in giro con Doraemon e mio figlio se n'è andato da con il minimarket a prendere la compagnia. Quindi suo figlio era fuori. Era fuori, ma per prendere l'acqua. Mamma, se sta nel nonno. Quindi suo figlio non era a casa e lei è rientrato a casa prima di suo figlio. Prima di suo figlio. Prima di mio figlio. Prima di suo figlio. Nei WhatsApp ci ho mandato un messaggio. Sabò, dove sei? Non so cosa mi ha risposto perché io sono confuso. Ascolta. Voi non dice da niente, che ne vedremo da, per non fargli vedere. Quindi lei voleva che suo figlio rimanesse lontano da casa lontano per non vedere... vedere sua mamma. Per non vedere il corpo di sua madre steso sul letto. No, tutto per sangue, perché io mi confondevo all'ovale, perché avevo pure all'ovato, se rientrava... E poi ho chiuso, avevo una vestaglia blu, l'ho coperta. Ha coperto il corpo io, di sua moglie? Sì, con una vestaglia blu, mia, tu. Quindi ha pulito il sangue e poi dopo ha coperto. Va bene. Mi sembra abbastanza, il sangue sembra abbastanza chiaro, insomma, sì, con un la situazione. In motion finora. Certo. È un poco spocco con il sangue, però è dentro casa. Allora, era è chiaro che questo signore è chiaro che questo signore Giorgio, ritorniamo fra un attimo, frate, però da te, però se la regia abbassa l'audio. No, mi chiedevo se era ancora in vita quando lui è tornato, se era no, era morta, no, era detto era morta, cioè, era morta, l'ha trovata, già aveva verificato che era morta. Ha estratto il coltello. Diciamo, neanche noi eravamo preparati a questa testimonianza che abbiamo insomma recepito con voi, dottoressa Abruzzone. Non so se lei può dirci qualche cosa, no? Sicuramente un uomo in stato confusionale, su questo credo ci siano pochi dubbi, anche senza scomodare la sua... Davvero ti sembra stato confusionale? A volte ci sono delle frasi che vengono dette anche, diciamo, un po' di circostanza. Cioè, come lo definirebbe, dottoressa Abruzzone? Beh, no, non decisamente in stato confusionale. Peraltro lui fa una serie di cose che rispondono a una logica abbastanza precisa, per quanto abbastanza particolare. Però, ripeto, se la valutazione generale sul racconto e sulla coerenza tra quello che racconta e il vissuto emanato, no, non mi convince granché. No, io ho detto stato confusionale perché, insomma, è una persona che entra in una diretta televisiva e dice ho tolto il coltello dal collo di mia moglie e ho iniziato a pulire col mocio per togliere le tracce del sangue. Però, guarda caso, quindi le sue impronte sul coltello sarebbero giustificate da questa azione decisamente particolare. Poi il sangue ripulito, mi domando, cioè che esigenza c'era? C'era ben altro di cui occuparsi in quel momento che tentare di ripulire la scena, no? Quindi, ripeto, no, devo dire, insomma, non, alla luce di quello che ho sentito, il racconto non mi convince per niente.